Ciao ragazzi, zoom zoom, benvenuti in questo nuovo vlog, seconda parte del mio viaggio, della mia vacanza. Qua continuano a vedersi i segni dell'allagamento, vedete qua c'era la passeggiata, è sott'acqua. Allora, il sole sta tramontando raga, laggiù, ma purtroppo con sta giornata che ha fatto oggi, vedete, non è che sia proprio spettacolare il tramonto, ma pazienza. Adesso io sto volevo fare una passeggiata serale mentre le luci calano, che magari poi si illumina tutto e vedremo un po'. Questa seconda parte di vlog la faremo con la passeggiata serale, appunto, che sto facendo adesso, e poi il viaggio in traghetto di domani pomeriggio. E quindi la passeremo insieme. Spero che la prima parte vi sia piaciuta. Ovviamente i vlog di viaggio sono sempre lunghi, raga. Comunque, anche se non è proprio bello bello, il sole sta tramontando, è sempre un piccolo spettacolo. Sto attraversando il ponte est per fare la passeggiata sui due lati dei parchi che non ho fatto pomeriggio. La facciamo con voi fino a che scenderà la sera. Mi sta piacendo questa vacanza? Sì. Oggi ho camminato tanto. Il tempo, raga, guardate cosa sta facendo quel cigno a testa in giù. Ecco. Si tuffa. Dicevo, sì. Ah, così si è tuffato. Sta pescando. Sì, mi piace, raga, è bellissimo. Purtroppo il tempo è stato pazzo, quindi l'ho beccato di tutto. Però è davvero un bel posto. È davvero un bel posto, raga. Ok, allora facciamo la passeggiata insieme, vediamo che cosa c'è dall'altro lato, perché praticamente sto lasciando l'isola che è alle mie spalle e mi inoltro in Lindau città. Che non c'è nulla perché ci sono i negozi solo, centro commerciale e roba varia. Il bello è il centro storico. Qualcosa troviamo anche qua, raga. Andiamo a vedere il panorama. Qua è chiuso ovviamente per la quarta che vi dicevo. Che peccato, vedete c'era tutta la passeggiata che poi andava di là, ma con milioni e milioni di pioggia che ha fatto. Oh, c'è un pinguino. Ciao pinguino, che c'è qua? Qua è chiuso, non so che cos'è. Andiamo a vedere. È un posto per sedersi. Qua c'è qualcosa dedicato alla Germania. Ovviamente, ahia, gli europei della Germania. C'è qualcuno dentro la palla fiorita. No, ci sono i calciatori, ovviamente. C'è qualcuno che amoreggia dentro. Non è colpa mia. Intanto che mi metto qui così vediamo se c'è, se si vede meglio. Ah, ecco. Dopo lo yacht, raga, mi sono fatto anche la villa, ovviamente in riva al lago, mamma mia, non so più parlare.
Comunque stanno accendendo le luci. Oh signore. Villa Pampili. Ma così mi escono. Come si sta bene adesso? Top. Adesso mi vado a fare un tuffo. Come no? Anche qua c'è un chioschettino col terrazzino, questo è per le bocce. Ah no, questo è mini golf, raga. È il mini golf. Guardate che bella questa passeggiata. Bella qua, eh. Ma c'è il mini golf. Ma che bellino. E infatti è chiuso. Ah, ma c'ho lo zoom, mannaggia. Ecco, avevo lo zoom inserito. Che bella questa passeggiata. Ci ho giocato una volta a mini job. A mini golf. No, no, ve l'ho detto, raga, che non sono normale, neanche all'Indao. Oddio, vedo un cigno laggiù. Ma i cigni sono pericolosi. Facendo le pulizie. No, veramente bella questa passeggiata. Buonasera signor Cigno, oggi ho parlato con i suoi parenti. Stai facendo la doccia? Come sei grosso. Ciao ciao. Ufer Park. Ci saranno gli UFO? Non so se finisce qua, raga, mi sa di sì. Poi torniamo indietro. Un po' mi fanno paura questi cigni così al liberi. Dai, buttati in acqua. A uno, buttati in acqua. Questa sembra una villa del, come si dice, dei fantasmi. Una villa stregata. Aspettate, adesso magari torno indietro da questa parte. Che qua è finito. Che belli i colori di questi alberi con la luce del tramonto. Che hai preso? Che mangi? Ciao. Non hanno paura, ha preso un insetto, se l'è impappato. Bene, questo parchetto, questa parte di parchettino è finita, adesso andiamo dall'altra parte. Ci siamo fatti tutto il lago Nora, che sono 500 km quadrati, tutto il pezzetto di Lindau. Però è bello, almeno quando ritorno poi sull'isola ci saranno le luci, ancora giorno ovviamente, sono le 9.09. Ciao Ufer Park. Adesso sono nell'altra parte di parco, è Toscana Park, raga. Siamo nel Toscana Park, c'è anche la residenza Toscana. Chissà se ci arrivo, ma dovrebbe essere a pochi metri.
Andiamo, qua è buio. Passeggiamo in Toscana. Qua ci sono tutte villettine, ma che belle! Sentite i corvacci. Ah, che bello, c'è lo Spielbank di Lindau illuminato, andiamo a fare la foto. Non cadiamo in acqua, per carità. Le montagne sempre nascoste. Mi fa paura vicino all'acqua, io non so nuotare, raga. Bello anche qua, è più buio che dall'altra parte, ma bellino, ci sono queste belle casettine, sembrano vuote o vengono affittate in estate, boh. Belle però. Quando mi fermo, raga, perché scatto foto, Approfitto. Tanta gente che passeggia ancora, comunque. Proprio belle, sì. Pieno di ortensie. Ah, mi sa che questa è la Toscana, raga. E questa è la villa Toscana. Sembra abbandonata anche questa. C'era la poliziotta col cane, raga, avete visto? Una bella poliziotta, tra l'altro. Qua sicuramente fanno qualche festa. Che bello. Comunque sì, tutto... Ah, qua c'è qualcuno. C'è una finestra illuminata, stavo dicendo tutto chiuso. Ma se mi siedo qua? Raga, io mi siederei, ma sono zuppo queste panchine. Guardate che bel panorama. Facciamo una foto così. No, non mi piace. Così. Io no, non so se ci sono i lampioni qua. Cioè, passare il buio qui proprio... Io vorrei, sono curioso di sapere, ma lì sarà già l'Austria? Eh sì, perché in mezzo a questo lago mi dà confine con l'Austria. Qua sento gente parlare. Grande questo Toscana Park. Allora, qua non credo si possa girare, qua si esce. Proviamo ad andare qua, siamo troppo vicino all'acqua. Ah no, c'è gente che fa picnic, no. Allora passiamo qua per non disturbare. Eh no, era l'unico passaggio quello. Ma mi sa che non c'è più nulla. Aspettate, vado a vedere. Qua comunque era finito, raga. C'è gente lì accampata. Qui era finita la passeggiata. Guardate che razza di villette, cioè di appartamenti, più che villette, belli. C'è questa specie di canale che va di là. Ma guardate lì, c'è una libreria, un salottino, ma vado a spiare. Adesso mi arrestano. Top, raga, ma che bello.
Bene, usciamo dal parchetto. Ci siamo viste tutte e due le sponde. Bello, bello. Raga, conclusione di poi questo ciclo di vlog di viaggio. La domanda sorge spontanea. Paolino, ma ti è piaciuta l'Indeo? Ti aspettavi? Te l'aspettavi così? Me l'aspettavo sì, così, però purtroppo, cioè purtroppo, ripeto, le foto che si vedono su Google sono di giornate piena estate, giornate di clima secco, cioè tanti giorni che non piove, quindi ci sono le passeggiate più belle lungo il fiume, ci sono le spiaggette che adesso sono sparite, l'acqua è alta, piena di tronchi, è marrone, non azzurrina come anche questo. Che cosa sarà? Uffici. Bello però, guardate quanto è alto questo albero. Guardate. Quindi, te l'aspettavi così? No, no, ma per il clima, raga. Quindi, le foto paradisiache sono di un altro clima, raga. Quando ci sarà il sole, tanti giorni che non pioverà. Un'altra villetta isolata, che bella. Le adoro, guardate questo albero gigante. Insomma, super viaggio positivo, da tornare quando ci sarà la siccità. Però sono contento. Queste passeggiate che sto facendo poi insieme a voi, mi sto rilassando tantissimo. Adoro. Allora, qua evidentemente è finito. Torniamo al ponte. Adesso andiamo a fare la passeggiata di nuovo fino al porto. Però serale, perché ce ne mancava un pezzo da quel lato, quindi. Spielbank. Adesso ripasso qua perché mi mancava un pezzo. Prima l'avevamo interrotto, siamo arrivati a metà e abbiamo girato le chiese. Prima, vabbè, io parlo di prima perché per me era questo pomeriggio, ma per voi, era ieri, cioè due giorni fa il vlog. Al ristorante non c'è nessuno, ma è lunedì, sicuro vi ricordate questa passeggiata. Sti corvacci. Tutti begli angolini, raga. Tanta acqua. Ripeto come prima, un sabato sera qui, penso che bel tempo, ovviamente qua non c'è la vita proprio, tutti i localini. Perché poi dicono che la Germania è morta e non c'è mai nessuno per strada, beh, è lunedì e piove. Forse questa chiesettina ce la siamo persa nello scorso vlog, raga. Adesso ritorno, perché c'è stata un'interruzione della passeggiata al lago. La riprendiamo qua. Continua la luce. Qualche goccia sta cadendo, ma fa caldo, devo dire, siamo sui 20 gradi. Guardate.
guardate come si muovono le barche. È tutto così silenzioso, raga, adoro. Particolare come palazzo. Guardate la cosa porta il lago, raga, con le piene ovviamente. Ho fatto bene arrivare di sera qui, raga, guardate che bello. C'è una festicciola a questo chioschetto. Prima il silenzio, ora la musica. Vedete che disastro, mamma mia. Comunque la festa... Sono italiani, stanno urlando come pazzi. Una festa italiana. Stanno litigando. È una cosa reciproca, sta dicendo, una cosa reciproca. Il porticciolo di notte, che bello. Andiamo a vedere se c'è la mia nave, che domani mattina devo prenderla. La mia... Costanza. Qua è pieno di hotel. Qua siamo di nuovo in stazione, raga. Avete visto che è vicino da casa mia? Da casa mia, sì. Dall'hotel. Volevo andare a vedere il leone dal davanti. Si è aperto il cancelletto, vado. Fiori, fiori. Foto ci sta anche qua. Qua c'è un po' più di vita, eh? Si potrà salire qua? C'è la treccia di Rapunzel. Vediamo cosa segna. ...63% di umidità, 20 gradi... E la pressione, credo. Infatti fa caldino, si sente l'umidità camminando. Altri hotel. Questa è da cartolina proprio. Ah, mi sono dimenticato di comprare. Vedrete che finisco per
non comprarla più. La calamita, la cartolina, raga, alla fine finisco e non la compro più. Ho detto dovevo approfittare, poi non mi ricordo, sono andato in bagno a comprare l'acqua, mi sono dimenticato. Il traghetto è qui, raga, io mi metterò su questa terrazza qua, verrò prima così vado subito a prendere quei posti. Un paio d'ore dura il viaggio. Comunque, raga, non vado a vedere il leone fino a lì. Guardate che bello! C'è l'effetto che c'è. Qua c'è la stazione. Adesso poi devo tornare indietro piano piano. Poi vado a dormire, raga. Che forti con le statue. Avete visto che bello il porto illuminato, raga? Che bello, ho fatto delle bellissime foto. Sui miei social ci sono già. Detto così, sui miei social ci sono già. Palazzi rossi o rosa. Hotel. Coro Coco Loco. Questo è un locale. Coco Loco. Che tranquillità. No, ma il centurione romano. Avete visto quante cose si scoprono la sera? Comunque in queste vie non c'è nessuno. Di questa? Qua c'è la facciata del vecchio municipio, raga. Peccato non la potete vedere, l'abbiamo visto dal davanti. Aspettate, ma qua non ci siamo mica venuti, mi sto confondendo, non ci siamo venuti qua. Ah, non si vede nulla. È bellissimo, mi sa che non ci siamo passati, magari passo domani con la luce. C'è una fontana bellissima, no, questa piazzetta no, devo venire domani, raga, perché non si vede nulla. Niente, ve lo prometto, domani passo qua. Mi sa che è la piazza del mercato, sapete? C'è anche una bellissima fontana con le statue. No, domani vi devo portare. Scusate, ma adesso non si vedeva un tubo. A questo punto passo qua per curiosità, per vedere, per orientarmi se abbiamo visto da davanti. Vediamo un po'. Se è quello che penso. Sì, esatto, il vecchio comune. Esatto, raga, dal di dietro, devo farvelo vedere domani. Sì, nuovo comune, vecchio comune, vi ricordate? Questo si vede perché è più illuminato. Domani. Qui c'è un bar, sicuramente stanno vedendo le partite. Non so chi gioca, sinceramente. Anche qua c'è vita, raga. Due locali con le partite pieni. Fontane.
Comunque sto tornando in hotel perché sono già le 10 passate e sono già vecchietto. Ciao ciao. Però che bella questa tazza che puoi metterci i biscotti. E questi spalma burro a forma di gatto. Bello questo negozio. Che forte questo negozietto. Se ci ripasso domani entro quando è aperto. Altre stradine che non abbiamo fatto di giorno. Qua ci sono dei locali italiani. Questo che cos'è? Allora, sto scendendo qui perché dovrei tornare dietro il lago per poi tornare in hotel al parchetto. Vi ricordate dove c'era il Messico? No, il Texas. Vediamo che sto facendo giusto. Bello questo. Incrocio di piante. Ci sta una foto. Vediamo dove spuntiamo, se no ritorno alla strada principale. Per non perdermi a quest'ora. Raga, io amo fare queste cose, girare la sera soprattutto col silenzio. Posti che non conosco. Non guardare l'orologio. Sì, ci siamo. C'è la Halle. Il centro congressi, perfetto. Wow, quante ortensie bianche di là, devo attraversare velocemente. Mamma sia non. Ah, ma non sono ortensio, sì. Sono fake. Che sono? Belle però. Sembrano palle di neve. Sembrano tante palle di neve. Guardate quante ce n'è. Sì, ma sono ortensie secondo me. Che forti. Sembrano palle di neve. Adoro, guardate quante ce ne sono. Sì, qua siamo vicino a casa, raga. Eh sì, vabbè, all'hotel. Qui c'è il Netto dove ho fatto la spesa ieri. Quindi andando dritti di qua c'è il parchetto. Però voglio passare lungo lago. Qua hanno appena finito. Il Texas è finito. Ciao ciao. Chissà che cos'era. Un gemellaggio. Qualcosa del genere. Andiamo a trovare i miei amici cigni. Alcuni posti visti di giorno e di notte sono completamente diversi. Qua ci siamo già venuti, se vi ricordate, la passerella qui. Ma è più bella adesso. Bella. Facciamoci la foto per i social. Tra l'altro laggiù guardate che c'è ancora il tramonto. Viene bella anche così la foto secondo me. E i cignolini. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao ciao. Buongiorno ragazzi, ciao a tutti. Allora, siamo martedì, secondo giorno qua all'Indau. Ieri sono andato a letto non tardissimo, devo dire la verità. Ho editato e programmato, ma voi avete già visto, la prima parte di questo viaggio. Ho dormito benissimo, fresco, si stava di un bene, raga.
Oggi non dovrebbe piovere, preghiamo, preghiamo, oggi non dovrebbe proprio piovere. Alle 14:30 ho il traghetto, che dura più o meno 2 ore, è la crociera. Mentre di mattina me la prendo con calma, adesso faccio colazione qua in stanza. Ieri mi sono comprato il tutto, poi uscirò con calma. Oggi voglio fare un pranzetto, perché ieri tra pizza e kebab, insomma, non è che ho mangiato così tanto, almeno oggi pranzo e cena voglio mangiare qualcosa di caldo, quindi vado un po' a vedere. In centro tanto era pieno di localini anche italiani, quindi una pasta magari, vediamo. Vi documenterò tutto, quindi siamo carichi per la giornata di oggi. Sì, non dovrebbe proprio piovere. Speriamo, raga. Speriamo. C'è freschino. Ecco il mio caffè. Ieri mi sono comprato questo, l'ho messo vicino alla finestra. E poi c'ho i muffin lì che avevo detto. Mi prendo tutte le mie medicine. Ci sentiamo dopo noi. Ciao. Sono appena uscito, raga, vedete che c'è il sole finalmente. Oddio, anche ieri era così, e poi sappiamo quello che è successo, però è bello, dai. Sono uscito oggi magliettina rosa con l'orsetto. Sono le 10:20, adesso vado a fare la mia passeggiata super tranquilla. Andiamo a vedere un po' che cosa scoveremo insieme e ci sentiamo più tardi. Ah, se rimane così oggi, raga, è proprio bello. Peccato che tutte le passeggiate sono allagate, non ci sono neanche le spiaggette, l'acqua azzurra delle foto che vi avevo fatto vedere. Ma pazienza, dai. Comunque oggi è tutto più calmo. Vedete? Le montagne sono sempre nascoste, sono timide. Però è tutto bello, dai. Niente bagno, raga. Ma temperatura perfetta, sono 20 gradi. Va bene, adesso continuo la passeggiata. Non voglio perdere troppo tempo a girare adesso, perché devo poi fare 2 ore, insomma, di barca. Quindi filmerò lì. A dopo. Carina, ho incontrato una signora con il cagnolino troppo gentile che mi ha chiesto se ero qua in vacanza. Mi ha detto che appunto Lindau in altri tempi è molto più bello. E io ho detto, lo so, ma è bellissima lo stesso, signore. Adesso, raga, vado verso la stazione centrale, cioè stazione dell'isola. Tanto avete visto che è vicina. Stavo dicendo, devo comprare cartoline calamita, le ho viste anche qua, ma mi sa che le compro in stazione in quel negozietto che ho visto ieri, dove mi ero poi dimenticato. Intanto vi faccio una passeggiata al centro, anche qua ci sono, ma preferisco prendere là. Faccio una passeggiata in centro senza la pioggia di ieri. Compro subito la cartolina e la calamita, ecco, poi vi faccio vedere. C'è un barrettino qua, 1544, rinnovato nel 72, 1965, 1991. Ma originale del 1544, mamma mia. Cioè non il bar, ovviamente la casa. Che forte. Anche questo, 1390. Spettacolo. Ah, qua ci siamo passati ieri sera, raga. Che non ho capito se una chiesetta, qualche museo. Ci sono le marionette dentro. Ah sì, ci sono delle mostre. E la prossima sarà sulle marionette. Stadt Teatro. Ah, il teatro. C'è scritto qua. Ecco, questo praticamente è il teatro, raga. Sembra una chiesa. Magari una volta era una chiesa, adesso è un teatro. Teatro Lindau. Ci sono tutti gli spettacoli. Ma io adoro tutte queste casettine.
Devo dire che le fontane non mancano, raga. Anche questa ce la siamo persi ieri. Mi sembra un'altra città oggi, raga. Senza l'ombrello. Che grossa. Adesso passo qua. Mamma, che albero gigante. Un caffè, un'altra fontana. Qua c'è una stradina, penso che sia chiuso. Caffè del teatro, ah, ecco. Ah, qua ci sono le due chiese con la piazzetta. Raga, ho scoperto che questo è Nettuno, è la fontana del Nettuno, il dio del mare, ovviamente. Sarei entrato nel museo, raga, ma è in ristrutturazione. Adesso vedete, faccio vedere com'era dentro, cioè com'è dentro. Ci sono le stanze antiche, le stanze storiche. Però purtroppo non si può entrare, se no sarei entrato volentieri. Adesso invece sto andando alla piazza dove ieri l'abbiamo vista al buio, dove c'era il vecchio comune, questa volta sì, ci avevo già azzeccato, e il nuovo comune. Quindi passo in questa stradina e andiamo insieme. Questa è del 1886, raga. Un negozio di moda da uomo. È ancora qua. Che bello. Sono tanti negozietti belli, poi mi piace che non ci sono le catene di negozi, sono tutti negozi privati e questo è molto bello. Tante cose, tutto per l'ufficio, beh, qui mi perderei. Wow. Ci sono i souvenir anche qua, raga. Mi sa che vado qui a prendere qualcosa. Vediamo un po'. C'è anche un pozzo. Questo è un locale dove si mangia tedesco. Mi sa che dopo ci passo. Ah, però. Profondo, raga. Questa è la Maximilianstrasse, la via principale, come vi dicevo ieri, che porta alla stazione. C'è molta più gente, raga, oggi, che bello. Tante scolaresche perché sono tutte in gita. Bello, bello, bello. Qua c'è il negozio del pesce che vi dicevo ieri, mi sa che vado qua invece che dal tedesco. Avevo voglia già ieri. A pranzo sono arrivato nella piazza, si chiama Bismarck Platz. Questo è il nuovo comune, qua c'è il sala giochi dei bambini che abbiamo visto anche ieri sera, e questo è il vecchio comune, guardate che bello. Raga, secondo me questo vlog viene più bello del primo, eh. Adesso ve lo faccio vedere anche da dietro, ieri era talmente buio. Non si capisce se sembra dipinto o tappezzato. Secondo me è ricoperto. No, però da qui, vedete che scolorito, sembra proprio dipinto. Andiamo a vedere da vicino.
No, secondo me è pittura, raga, wow. Qua è legno, penso. 1422-1436. Bismarck Platz 4. Andiamo a vederlo da dietro. Sa che merita. C'è anche una fontana. Ah sì, c'è anche una bella fontana che volevo farvi vedere. Eccolo qua. Aspettate. Bello. Allargo un po'. Complimenti. Andiamo a vedere la fontana, che ieri non si vedeva un tubo. Ah, tra l'altro ci sono gli orti cittadini si chiamano questi, con tutte le erbette. Vediamo cosa c'è scritto. La casa delle api. Raspla. C'è profumo queste erbette, raga. Adesso vi faccio vedere la fontana. Troppo bello questo angolo. Questa mi sembra di conoscerla, chiama Minerva o qualcosa del genere, mi sbaglio, non lo so. Qua c'è di nuovo Nettuno, no? Milleottocentottantaquattro, raga. Wow. Vediamo ancora lui. Comunque che profumo. Questo è alloro. Alloro, rosmarino, mentuccio. Qua c'è tutta una parco giochi. Bello quest'angolo, rilassante con l'acqua che scorre. Ho visto ieri anche un trenino turistico che gira nella città, nel centro. Dovrei cercarlo perché farei un giro volentieri, perché c'è l'audio che spiega alcune cose. Chi è che fa sto rumore? Ciao, sono qua. Spettacolo. Te robe particolari. Ah, qua vicino c'era quel negozietto che volevo entrare, coi gatti che avevano lo spalmaburro a forma di gatto. Perché anche qui ieri di sera l'avete visto, il centurione. No, un negozio sardo. Bottega Sardana Delicatesse o Sardinien. Non ci credo. Che bello. Adesso entro. Questa è una sorpresa, eh? Si mangia di sera qua però. Oh, un bus. Raga, questa torre che ieri non vi ho detto niente, che si trova a
al porto, infatti qui a destra c'è il faro, ma ci vado dopo. Non vi ho detto che cos'è, è una torre di controllo, un tempo usata per chi aveva una buona visuale, quindi si potevano vedere i nemici che arrivavano, insomma per proteggere la città, quindi una torre di controllo praticamente. E ieri non ve l'ho detto, mi sono dimenticato, ma ero troppo per fare editare il video, ci ho messo tanto, insomma serve a quello. È molto bello anche il tetto, guardate, tutto colorato. Ma al porto ci vado dopo perché voglio continuare questa stradina. Ci sono tutti i negozietti colorati, anche queste casettine blu, verde, col pesce. Mi servirebbero i cuscini, ma non è il caso di portarmeli in giro. E fare acquisti così in città da turista non so come è fattibile, insomma. A meno che non ti porti tutto in albergo, ma poi... Guardate che belle, ci faccio la foto. Le tre casettine colorate, aspettate. Tra l'altro è una foto che vedo nelle cartoline spesso. Qua c'è anche il pesciolone. Passo qua sotto adesso. Oh, mi sembra di toccare il soffitto, è basso. Negozietti troppo carini. Qua siamo, siamo a quella torre particolare che era il carcere. Qua avete visto anche ieri sera massaggi thai con le statuine particolari, macchinoni, rose. Guarda, al posto della tua macchina, caro, mi preferisco inquadrare le rose. Anche se il colore, siamo là, eh. Qua fanno meeting. Ah, c'è la stazione qua. Ah, la torre, quella carceraria è lì a destra, è vero. Non lontano. Qua abbiamo un marinaio, se vi interessa. Ah, ecco la costa. Mamma mia, se è piena. Vado a fare il biglietto, mi sa, dopo. E questa è la costa, dovrebbe essere quella a fianco. C'è tanta gente. Io vado alle 2:30, però. Allora, adesso entro. Ecco il faro, il leone. Il faro mi devo informare se è aperto. C'è gente sopra, raga. Vado sopra il faro, allora. Allora, cartoline prese. E anche la calamita, poi vi farò vedere quando torno a casa a Regestau. Ora sto andando al porto, mi vado a fare il biglietto, eccolo qua. Devo fare il biglietto giusto per la giusta tratta. 14:45 mi ha detto il ragazzo italiano ieri. Sì, e poi salgo sul faro, eccolo qua, vedete che c'è gente sopra, cioè vedete no, forse voi, ma... Ecco, col super zoom. Vado, dovrebbe costare 4 euro, ma non mi interessa, insomma, anche 5, perché da sopra deve essere proprio bello il panorama. Ok, a dopo. Biglietto comprato, raga, 18 euro, non è tanto, dai. Speriamo che il giro sia bello e che rimanga questo sole. Adesso andiamo a fare la scarpinata con tutti quegli scalini sul faro, che non so quanti sono. Comunque l'acqua si sta abbassando, eh. Infatti, forse sarà il sole, ma sembra più chiara. Io volevo vedere quelle belle spiaggette con l'acqua azzurra. Paolino, vuoi troppo. Bene, allora adesso ci vediamo sopra. Ecco qua, diciamo che ieri sera secondo me era chiuso, cioè l'orario era chiusa la torretta. Non so se fino alle 6, io sono venuto poco prima, comunque. Ora ci andiamo. Però, raga, sono convinto che siano le Alpi laggiù, perché le cartoline, dalle cartoline si vede. Su questo non mi sono ancora informato, vi chiedo perdono, informato. Però dalle cartoline si vede proprio col cielo chiaro in inverno, tutta la catena bianca, bianca, bianca. Sono altissime sicuramente lì, quindi credo siano Alpi, ma io sono ignorante. Nel senso buono, ovviamente.
Ok, c'è un po' di gente lì. Non so, sicuramente non fanno entrare tutti insieme. Vediamo un po'. Ci proviamo. Intanto oggi c'è anche il cancelletto aperto, quindi ci facciamo il giro sotto. Poi vediamo. Arrivo subito. Ecco qua. Qui si vede bene il leone. Adesso vado a chiedere per salire. Se no posso arrampicarmi da qui, raga. Guardate come sono ripide queste scalette, raga. C'è un semaforo che ti fa capire quando puoi salire. Ecco, wow. Non sono mai salito su un faro. Guardate le scale, è la prima volta che salgo su un faro. Insomma, c'è il semaforo perché sennò ovviamente non ci si passa in due. È meglio non guardare giù quando si sale, che mi gira la testa. Raga, ce l'ho fatta, sto riprendendo fiato, però bellissimo, adesso vi faccio vedere. Non riesco più a parlare, la vecchiaia. Qua escono tante foto, Che bello. Non ho parlato, raga, così vi ho fatto vedere le immagini. Tanto riconoscete sicuramente tutti i punti. La piazza con le due chiese, il bel porto ovviamente, la stazione, la torretta carceraria, la passeggiata che abbiamo fatto ieri. Ieri siamo arrivati addirittura fino a quelle ville là. Adesso stacco e mi godo un attimo questo panorama e questa arietta, perché il sole sta già scaldando. Difficile scendere, raga, che salire. Sono proprio pauroso. Quella è l'altezza del lago nei vari mesi. In estate è sempre più alto perché piove di più. Adesso, raga, mi sono seduto un po' qui per riposarmi, mi rilasso un attimo e poi ci sentiamo direttamente sulla nave, perché adesso non giro più, sennò veramente non finiamo più, è troppo lungo poi il video,
ci vediamo direttamente a bordo. Sono quasi mezzogiorno, quindi poi mi riposo un attimo, vado a cercare da mangiare. È verso le 2:15, così mi avvicino poi qua di nuovo al porto per prendere il traghetto, raga. C'è un binario qua, vicino al lago. Ieri ho chiamato quel coso binario morto. In effetti ci avevo ragione. È proprio qui dove ieri c'era quella tempesta di vento. E so che non dovevo filmare prima del traghetto, ma volevo farvi vedere questo. Sicuramente passava il treno, perché visto che la stazione è dietro qua. C'è tutta roba da giardino qua, guardate che bello. Che spettacolo. Speriamo che non mi dicano niente. Bellissimo. Guardate la famiglia di cinghialetti. È spettacolare sto posto, raga. Ah, ma ci sono tanti negozi dentro. Sono più negozi. È tipo un centro commerciale dei negozi di giardino. Wow, che bello quello, Dio Pan. Aspettate, vedete che è pieno di negozi. Finito. Spettacolare comunque. Lì c'è la stazione. Si potrà andare, però o rimango bloccato qui. Vediamo. Ho deciso, mangio il pesce, raga. Nordsee. Andiamo a vedere cosa c'è di buono. C'è anche il terrazzino. Ecco il mio pesciolino, raga. Con le patatine, le verdurine. Guardate dove sono. Al vecchio comune. Bel posto. Buon appetito. Allora raga, non c'è ancora il traghetto, ma io vedo cose e voglio andare a vederle, e quindi vi devo far partecipare. No, vabbè, la torretta l'abbiamo già visto, ma dietro c'è un cortiletto che non avevo notato e ho visto sulla Maps, e c'è una fontana, un'altra fontana, quindi intanto io mi sono riempito la bottiglietta di acqua, vedete, che avevo pagato 2,50 €, l'ho bevuta dalle fontanelle dove esce l'acqua fresca, quindi gratis, perché sennò ogni volta 2,50 €. Insomma, dietro qua c'è un cortiletto dove c'è una fontana particolare, e adesso vado a vedere. Sicuramente si può entrare anche questa torre, ma non ho voglia. È pieno di scolaresche comunque. Adesso andiamo qua dietro. Era un po' inquietante, raga, comunque andiamo a vedere qua dietro.
1778. Qua c'è uno fotostudio. Allora, dovrebbe essere qua dietro il cortiletto con la fontana, se no devo passare dall'altra parte. Che bello questo passaggio. Dovrebbe essere dietro questa casa, raga. Adesso ci facciamo il giro. Ah, ecco il trenino. Il trenino tour. Devo capire dove si ferma. Sicuramente in porto. Allora, qua è pieno di cortiletti. Se no faccio questa strada per nulla, raga. Ma pazienza. Posso tornare indietro. Ma è bella. Esce sulla strada. Ah, qua, sì, l'ho trovata. Che bello. No, raga, ma questa è... No, stavo per dire una cosa. Mi sembrava la statua del mago di Oz, perché andavano i personaggi. Ma in realtà no, adesso poi quando chiudo la clip mi informo, perché non c'è scritto nulla. Ah, qua, mi informo e vi dico poi a voce. 1989. Ma saranno le maschere del paese, tipo di carnevale da noi? Qualche personaggio delle leggende. Questo sembra che c'ha la testa di mela. Bella, questa non potevo perdermela, raga. Adesso poi vi dico, eh. Allora, raga, praticamente Martin Thompson, qualcosa del genere, l'ha creata, insomma, ed è la fontana dei folli, praticamente della gente un po' fuori di testa come me. È la mia fontana, raga, sono un folle anche io. Bello, mi è piaciuta molto. Fontana dei folli si chiama, quindi avete visto anche questa con me. Adesso cerco ancora in Maps se c'è qualcosa da curiosare, perché è l'unico modo per scoprire questi angolini. E niente, allora di qua si torna in stazione, ma è presto. Allora faccio questa strada, che mi sa che non ci sono passato. E allunghiamo il vlog, raga. Oh, ho trovato una penna. Scriverà? Serve sempre, raga, la penna. Dopo provo. Mi porto via anche una pianta. Che bella, piena di ortensie comunque, eh. Quelle bianche che avete visto a forma di palla di neve erano ortensie. Qua c'è una pecora. Oh, che bello. Un altro angolino, raga. Questa è roba del negozio, sicuramente. Spaghetti aglio e olio. Comunque il pesce era buonissimo, eh.
Ho visto il trenino da qualche parte qua. Ci sta che... Ma che bello il porticciolo. Ma che bello. Ci sta che parte da qui da qualche parte. Ma ci sarà la stazioncina? Devo vedere quanto costa, perché sennò... Più che altro la voce che spiega che cosa si vede. Se no non mi serve. Che cos'è sta roba? Wow. Sta mangiando l'erba. Oggi non avevo salutato i miei amici cigni. Buon appetito. Voglio andare lì sopra. Passerella. Vado vicino al leone che mi morderà. Grazie.
Raga, mentre mi sto prendendo il sole, come potete vedere sono qua in riva al porto, sono le 13:15, ma io, raga, parlo e alla fine questo vlog è diventato di 1:20, 1:25, quindi prima di andare a prendere la nave, il traghetto, ho deciso di fare un terzo vlog per quanto riguarda il traghetto. Intanto io mi godo questa mezz'oretta, anzi un poco di più, qua sulla panchina. Sono qua, vedete, sono proprio nel porto e siccome ci vuole, mi vergogno a parlare, siccome ci vuole troppo, cioè aggiungerei il traghetto a questo video, mi vergogno perché mi stanno guardando, raga. Durerebbe 8 ore questo vlog, quindi mi tocca fare un terzo vlog, raga, il vlog della crociera, lo chiamerò così. Adesso io vi devo lasciare, mi raccomando, spero che questo secondo vlog, che secondo me è ancora più bello del primo perché c'era il sole, abbiamo visto la città senza pioggia, insomma abbiamo visto degli edifici particolari, e quindi vi mando un bacio per questo secondo vlog di viaggio. Finiamo qui, vi ringrazio di cuore, vi voglio bene, vi mando un bacio e sabato sera ci vediamo con la crociera. Quindi questa settimana 3 video, raga, su Lindau, così abbiamo programmato la settimana insieme, insomma vi ringrazio, spero che vi piaccia passeggiare con me, vi mando un bacio, lasciate un like, un commento e ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Continuano a guardarmi.